Benvenuti a tutti ai Western Webinar organizzati dalla Facial Manipulation Institute by Stecco. Stasera abbiamo un importante membro della manipolazione fasciale che ci parlerà di un argomento veramente interessante, la neurofisiologia del bilanciamento. E Stefano Casadei, vi presento brevemente Stefano. Stefano, dopo la laurea in fisioterapia nel 2008 presso l'Università di Bologna, si specializza nella gestione delle sintomatologie causate da sindromi muscoloscheletriche, approfondisce i suoi studi clinici appassionandosi principalmente alla manipolazione fasciale secondo il metodo di Luigi Stecco e nel 2014 diventa docente internazionale della tecnica Facial Manipulation. Insegna in ambito universitario in molti paesi, tra cui Stati Uniti d'America, Giappone, Inghilterra, Canada, Israele, Sudafrica, Olanda, Cina, Russia e ovviamente anche in Italia, e coautore di testi tra cui il Facial Dysfunction di Leon Chaitov, e dal 2013 al 2014 collabora con Revolution in Motion Studio a Malibu in California e a New York. Dal 2015 al 2016 ha svolto attività di consulente per lo staff medico degli Arizona Diamondbacks di Phoenix. Stefano, che dire, questo argomento è veramente non Ostico. dico, no, oltre più che ostico, direi di un interessante e spaventoso perché spiega anche dal punto di vista neurofisiologico qual è il bilanciamento che viene dato poi con il trattamento di manipolazione fasciale. Quindi ricordo solamente alle nostre colleghe e ai nostri colleghi che con il punto interrogativo in basso a destra è possibile elaborare delle domande e poi le andremo a porre negli ultimi, diciamo, 15 minuti dopo lo speech di Stefano. Quindi la piattaforma è tua, let's go. Io ti chiedo soltanto se mi dai il via per la presentazione e si vede. Sì, si vede, puoi Ok, andare. perfetto, grazie mille. Allora, intanto buonasera a tutti, grazie mille per le belle parole, per la bella introduzione. Io partirei subito con la presentazione, visto che gli argomenti da trattare sono tanti, le informazioni da dare sono altrettante. E quindi come bilanciare i CF? Sicuramente uno degli argomenti più ostici e più controversi per quanto riguarda la didattica della manipolazione fasciale. Dovete sapere, giusto un minimo di storia, che ogni anno dopo il consueto ritrovo per il Congresso Nazionale della Manipolazione Fasciale a Padova presso lo Stecco Institute a giugno, a cui peraltro vi invito, e il giorno dopo il gruppo dei docenti si ritrova per correggere, per migliorare, per implementare quella che è la proposta formativa che si porta in giro per l'Italia e per il resto del mondo. E di sicuro come bilanciare i CF è sempre stato un grande spunto di riflessione, un argomento che in realtà ha sempre favorito tanti scambi culturali, tra virgolette, fra i docenti. E di sicuro le proposte al vaglio della famiglia Stecco sono state sempre numerose, le critiche abbondanti e le contestazioni non sono mai mancate. Tant'è che circa 2 anni fa, nel 2022, quando poi è toccato a me presentare la lezione che andrò a farvi vedere fra poco, non vi nascondo che nonostante un'esperienza più che decennale in giro per il mondo di insegnamento, comunque la tensione, l'emozione non sono state poche. Perché in realtà mi sono sentito un po' come la papera o l'anatra al centro del poligono di tiro, pronto a essere bersagliato con proiettili da ogni direzione, a centrare il proprio petto, perché non appena avessi detto qualcosa, sarebbe stato il rischio, in realtà non appena avessi detto qualcosa che va un po' contro alla modalità classica che si insegna o con cui nei nostri ambulatori trattiamo i CF. E quindi io già allora, così come adesso, parto col dirvi che quello che vi sto per presentare non è la verità assoluta, è semplicemente una proposta formativa e didattica. Come tale è valida fino a prova contraria e non è né migliore né peggiore delle modalità che avete imparato ai corsi, ai vostri master di approfondimento o tantomeno alla scuola, dove insegnano appunto Luigi, Carla e Antonio Stecco. E io non sono nessuno qui per dirvi di cambiare quello che fate in ambulatorio o cambiare modalità di trattamento che utilizzate in ambulatorio. Io sono semplicemente, prendetemi come un messaggero, che anziché dirvi cosa fare, vi porterà dei fatti scientifici che poi potranno darvi dei suggerimenti su come comportarvi in realtà con questi CF. Perché in realtà
soprattutto per chi gravita attorno al mondo della manipolazione fasciale, ha già frequentato più corsi, più master, più approfondimenti, o addirittura chi è iscritto alla scuola si è ben reso conto che mentre per i CC le regole sono ben definite, chiare, sotto la luce del sole, e bene o male sappiamo sempre come regolarci, con i CF in realtà si gioca un po' a un altro campionato, dove le regole le fa un po' l'arbitro o la squadra che gioca in casa. E allora abbiamo quelli che in realtà preferiscono bilanciare in ogni caso, e quelli che invece pensano che bilanciare sia un po' facoltativo, perché le diagonali sono un po' strutture indipendenti. Abbiamo invece chi si affida alla presenza di CF diagnostici di carpo e talo per riconoscere disfunzioni di spirale, e chi invece pensa che le densificazioni si possono distribuire lungo una spirale anche senza coinvolgere i CF diagnostici. Abbiamo quelli che invece associano sequenze diagonali in accordo con le linee tensionali, e quelli che invece pensano che nel tronco sia meglio limitare il trattamento solo a un paio di diagonali. Quelli che pensano che una spirale è una struttura che si autobilancia perché è formata da CF antagonisti, per esempio retrolatero antemedio, retrolatero antemedio, e quelli invece che pensano che la spirale non è composta da CF antagonisti, ma più che altro sinergici e che si aiutano e che cooperano alla gestione del determinato movimento complesso. E in realtà non importa a quale squadra ci si sia affezionati o in quale squadra si giochi, in proprio ambulatorio in realtà i risultati arrivano o arriveranno sempre, non importa quale modalità. Tanto partiamo dal presupposto che la manipolazione fasciale di Luigi Stecco è uno dei pochi metodi là fuori di approccio in realtà manuale ai soft tissue, che sono i tessuti molli, che ha fatto del riequilibrio tra agonista e antagonista un grido di battaglia, una bandiera, quasi un inno. Trigger points e dry needling, per esempio, se ne occupano pochissimo. Il rolfing è un riequilibrio globale, nonostante i sintomi possano essere anche distribuiti solo a livello locale, comunque loro si preoccupano di un riequilibrio globale spalmato su 10 sedute total body. E il massaggio profondo della diche o il Siriax in realtà non se ne occupano più di tanto del bilanciamento. Anatomy Trainings di Tom Myers ne fa accenno, mentre invece noi ne facciamo proprio quasi a volte quasi un obbligo. E nonostante in realtà tutte queste metodiche o i terapisti che utilizzano queste metodiche non si occupano principalmente del bilanciamento, non se ne preoccupano, comunque i risultati sono chiari e evidenti e peraltro ben documentati e indicizzati magari anche su riviste presenti su PubMed. Di questi articoli che vi sto per far vedere, come questo, ne trovate a centinaia se navigate un pochettino sul database di PubMed. Per esempio, questo che parla di 41 pazienti che soffrono di un problema, un dolore di spalla di origine miofasciale cronico, trattati con la tecnica dei trigger points, quindi con la pressione ischemica su alcuni punti che in realtà la cui associazione farebbe rabbrividire o farebbe in realtà storcere il naso anche a uno studente novello o uno studente appena uscito da un primo livello del corso. Vedete che i punti che vanno a trattare durante la stessa seduta si trovano a livello del deltoide anteriormente, lateralmente, nelle fibre posteriori del deltoide, qua giù, spero che il cursore in realtà si veda in tempo reale, qua giù sul sottospinato, sopra sul sovraspinato, sul tendine del capolungo e del bicipite, tradotto in realtà nel linguaggio della manipolazione fasciale. Hanno associato nella stessa seduta punti di extraomero, lateroomero, anteomero, retroomero, retromedio scapola 1 e 2, un trattamento locale, poco bilanciato, che non segue particolari logiche o strategie di bilanciamento. Eppure il risultato, eccolo lì, sotto la luce del sole, evidente e pubblicato pure su articoli presenti su PubMed. Quindi la domanda che potreste farvi è perché preoccuparsi tanto in realtà se i risultati comunque sia trattando la fascia arrivano? In realtà le motivazioni che vi porto sono numerose. Intanto la prima è questa: come rimediare agli errori clinici in caso i sintomi peggiorino. Qua in Romagna noi abbiamo un detto, ovvero che siamo tutti bravi marinai finché il mare è calmo. È quando il mare è in tempesta che si vede il vero marinaio. Infatti, finché i nostri pazienti migliorano, siamo tutti ottimi professionisti. È quando in realtà i pazienti tornano dopo una settimana, dopo 10 giorni, per la seconda, la terza, la quarta seduta, e il sintomo peggiora, che ci servono in realtà delle regole, delle linee guida almeno da seguire per correggere il tiro e correggere i nostri errori.
La seconda ragione in realtà per garantire outcomes e risultati migliori e più duraturi, perché anche se otteniamo un buon risultato e apportiamo un notevole beneficio ai sintomi del paziente, non è detto che questi poi restino e permangano nel tempo. Quindi sicuramente ci servono delle regole che vadano a garantire una maggiore durata dei risultati. Sicuramente è qualcosa che dobbiamo decidere, una linea comune ci serve anche sul bilanciamento di questi CF. Anche per standardizzare la proposta formativa per il secondo livello. Per quanto sia, almeno dal mio punto di vista, da studente, in realtà stimolante sentire più opinioni al riguardo, per certi studenti è molto importante invece avere dei punti di riferimento chiave e non è mai troppo simpatico andare a un corso, andare all'altro, andare a una master, andare a scuola e sentire sempre opinioni differenti, che sono comunque basate sull'esperienza clinica del singolo docente o comunque del singolo professionista. E poi, infine, per evitare queste futili discussioni non sono più da bar, ormai sono da forum o da social. Io di solito me ne estraneo, però ve le voglio comunque riportare qui sotto perché quando poi mi taggano, ovvero quando poi citano il mio nome, lo scrivono qua in blu, ti arriva la notifica sul telefono, sapete benissimo. Soprattutto anche quelli più giovani di me, come funzionino i social, ti arriva una notifica sul telefono e per forza di cose è un invito a partecipare, a dare una risposta e da maleducati ignorarlo. Quindi ho recentemente in realtà partecipato a questa discussione che mi ha lasciato un po' deluso, e dove questo studente dall'estero diceva comunque teoricamente ogni punto può essere associato a qualsiasi altro, è così pulito, è così chiaro nella teoria. Sto solo dicendo che le spirali possono essere connesse alle diagonali, che possono, ogni CF forma le spirali che poi si connettono con i CC e ogni combinazione è possibile. Si tratta solo delle ipotesi del terapista, quindi si tratta solo di teoria. E dopo giorni, settimane che noi passiamo all'estero, dedicando i migliori giorni poi del nostro tempo per mettere tutte le informazioni in fila in modo che abbiano un senso compiuto, leggere questo tipo di commenti a volte è un po' frustrante e quindi ci serve una linea guida anche per dare delle risposte chiare ai dubbi di questi studenti. E quindi in realtà io che non sono nessuno per far cambiare modalità di trattamento a voi o anche magari in quel caso a docenti anche più esperti di me. Ho seguito in realtà un consiglio che mi è stato dato da Antonio Stecco, e è stato un consiglio molto valido, quindi anziché portare tonnellate di case reports che dimostrino quanto sia efficace la maniera in cui io o altri trattino i CF nei propri ambulatori e far vedere i magnifici risultati che in realtà arrivano, mi ha semplicemente detto Antonio, parti da dove siamo rimasti l'anno precedente. Parti dalle considerazioni a cui abbiamo in realtà tutti aderito l'anno scorso. Se qualcosa non ti torna da un punto di vista neurofisiologico, prova magari a fare nuove proposte, prova a vedere cosa non torna, cosa miglioreresti, cosa lasceresti così come si è deciso e imposta così la lezione, cosa che in realtà ho fatto. Quindi anziché portarvi numerosi casi scientifici, ho deciso di portarvi più che altro dei fatti scientifici e delle motivazioni neurofisiologiche che poi devono trovare. Ricordatevi sempre un riscontro clinico, e questo lo dirò anche alla fine della lezione, perché la teoria è una cosa, la pratica e il paziente sono un'altra. Tutte le informazioni che vi sto per dare, questo è un piccolo spoiler, io e il dottor Stefano Giacomini ve le daremo al corso di primo e secondo livello a Padova, che si terrà il 24 e 26 gennaio, scusate. E le date, non è il 2023, è il 2024, ho sbagliato l'anno perché era un copia e incolla dall'anno scorso, il 14 e 16 febbraio, il 14 e 16 marzo, 04 e 06 aprile 2024, scusate, non ho cambiato l'anno, trovate tutte le informazioni in piattaforma e oppure contattate tranquillamente questa mail o info o institutefascialmanipulation.com per le iscrizioni, per tutte le informazioni che necessitate. Quando troverete queste slide ritagliate un po' da una lezione dell'anno precedente alla mia presentazione, si riferiscono in realtà quello che si era concordato nell'anno 2021, prima della presentazione del 2022 che ho tenuto presso la riunione, il meeting dei docenti. Si era partiti da queste dichiarazioni piuttosto
piuttosto forti, che sono: le diagonali sono strutture indipendenti, non hanno bisogno di essere bilanciate e possono essere trattate anche singolarmente, il che io non ho problemi a insegnare in questa maniera, purché si possa spiegare, purché abbia un razionale da un punto di vista neurofisiologico. Si era andati oltre dicendo che una densificazione, per esempio, su antemedio, mettiamo che sia carpo, talo o cubito, quindi a livello dell'arto, per esempio, trazionando il setto può creare una seconda densificazione nell'opposta retrolatero, quindi attraverso la freccia gialla in questa direzione, oppure può sostanzialmente navigare e tensionare la fascia poneurotica che circonda l'arto e andare direttamente a creare una seconda densificazione sul retromedio, quindi la vicina. Quindi, ripetendolo, antemedio può tensionare il setto e creare una seconda densificazione sul retrolatero, oppure può girare attorno all'arto tramite la fascia poneurotica, navigare con questa tensione attraverso la fascia poneurotica e densificare retromedio. Ora, io vorrei mettere al microscopio e analizzare nel dettaglio questi due meccanismi. Partiamo dal primo, che è quello del setto. Allora, questo è un esempio che si trova tranquillamente sull'Atlante di neurofisiologia, così come sui primi libri, quello blu, ad esempio, di Luigi, e vi fa vedere in realtà come una struttura fatta di fascia poneurotica come il setto intermuscolare possa gestire la relazione fra due unità miofasciali antagoniste, come antecubito e retrocubito. Quando si pensa a due muscoli antagonisti, per qualsiasi studente, per qualsiasi professionista che abbia studiato un po' di anatomia, la prima immagine che balza proprio alla mente è bicipite e tricipite. Noi lo chiamiamo antecubito e retrocubito. Dovete immaginarlo come se la sezione dell'arto, okay, fosse come un hot dog. Al centro trovate la salsiccia o il wurstel, che è l'osso, l'omero, qua al centro. Da una parte e dall'altra trovate le due fette di pane che contornano, in realtà che circondano la vostra salsiccia, e queste sono le fibre monobiarticolari delle unità miofasciali di antecubito e retrocubito. E al centro, come se fosse una salsa, come se fosse il ketchup o la maionese, quasi a contorniare, anche a circondare anche l'omero stesso, a partire dalla parte mediale fino a quella laterale del braccio, trovate il setto intermuscolare. Lo chiamano mediale o laterale, ma è un po' la stessa struttura che parte da un lato e finisce dall'altro, lungo tutto il braccio. Ora, ricordatevi che, secondo Smolder, secondo Ewing, il 37%, o dal 37 al 40% delle fibre, soprattutto monoarticolari, di ogni muscolo non o di ogni unità miofasciale, non si vanno a inserire sul tendine distale prossimale, ma si inseriscono su strutture di tipo connettivale aponeurotico. In questo caso, ad esempio, fascia aponeurotica come il setto. Lo vedete qui dalla parte, ad esempio, posteriore del braccio, quindi dalla parte del tricipite, vedete che le fibre monoarticolari si vanno a inserire direttamente su questa struttura connettivale che è il setto. E la stessa cosa a specchio fanno le fibre del brachiale, quindi le fibre monoarticolari delle unità miofasciali di antecubito, lo fanno la stessa cosa dall'altra parte. Ora, mettiamo che vogliamo flettere il gomito, ok? Quindi dobbiamo attivare l'unità miofasciale di antecubito. La prima cosa da fare è andare ad attivare un po' quelli che sono gli interruttori del muscolo, ovvero i fusi neuromuscolari. Lo si fa attraverso un aumento del tono gamma, che è sempre presente, ma aumenta qualche millisecondo prima della vera e propria contrazione. Perché? Perché quel tono va in realtà ad accendere gli interruttori del muscolo, che sono i fusi neuromuscolari. Tramite un circuito riflesso che spiegheremo fra poco, questi fusi neuromuscolari, che sono gli interruttori, vanno a generare la contrazione delle fibre di antecubito che li circondano. Quando le fibre di antecubito si accorciano, ovviamente il setto su cui si inseriscono, quindi la linea verde, viene trazionata verso destra, in questa maniera. Non ci dobbiamo dimenticare però che nella parte posteriore del setto si vanno a inserire le fibre del tricipite a specchio. E quindi, mentre il setto si dirige verso destra, le fibre del tricipite ovviamente subiscono un allungamento, un'elongazione. Ci sono due modi di eccitare un fuso. Uno è quello volontario, attivo, ovvero tramite l'impulso gamma che avete appena visto. L'altro è passivo, ovvero per stiramento. Quindi, mentre il setto si dirige verso destra, stira le fibre del tricipite che sono attaccate nella sua parte, nella sua porzione posteriore, e per stiramento si attivano così anche gli interruttori dell'unità miofasciale di retrocubito. Tradotto, nello stesso tempo volontariamente contraiamo il bicipite e
involontariamente, in risposta per questo stiramento, si contrae anche il tricipite. Il risultato qual è? La co-contrazione di due muscoli antagonisti andrebbe a bloccare l'articolazione, generando come un gesso, uno spasmo, un crampo, bloccando proprio il gomito. Cosa si deve fare? Se noi vogliamo procedere fino alla fine della chiusura del gomito, quindi in flessione totale, bisogna che piano piano e anche piuttosto velocemente il tricipite si vada ad inibire e a spegnere. Ecco perché lì dove si inseriscono le fibre del tricipite sul setto intermuscolare si vanno a posizionare gli organi tendini del Golgi. Gli organi tendini del Golgi, una volta stirati dal setto che si muove verso destra, non fa altro che inibire la funzione dei fusi o degli interruttori del tricipite, così spegne direttamente tutta la porzione monoarticolare del tricipite, che smette di resistere, che smette di opporsi al movimento di ante cubito. Ecco, vedete allora che una struttura connettivale fatta di fascia poneurotica come il setto intermuscolare va a gestire l'azione di due unità miofasciali antagoniste che sono a stretto contatto. Lo vedete in realtà che antecubito e retrocubito comunicano direttamente attraverso una membrana connettivale che è il setto intermuscolare. E questo calzapennello è un ottimo esempio, quello del braccio, cosa che però non si può proprio riportare in ogni distretto anatomico. Prendete ad esempio la gamba. Ora, io lo so, questo l'ho scaricato da Google perché non ho avuto il tempo di colorarlo con Photoshop. E questa è una rappresentazione in realtà semplicistica di quelle che sono le varie logge dell'arto inferiore a livello della gamba. Quindi avete qua il tibiale per la loggia di ante, qui i peroniere per la loggia di extra, dietro avete la loggia dell'eretro con parte dei gastrocnemi e il soleo. E come potete ben vedere da questo esempio, anche se non è realistico al 100%, vi dà l'idea di quanto in realtà la loggia di ante e la loggia di retro non siano a stretto contatto tramite un setto, tramite una membrana di separazione come lo è il setto intermuscolare nel braccio. Quindi antecubito e retrocubito nel braccio erano a stretto contatto, erano a diretto contatto. Qui tra ante e retro si vanno a interporre magari le logge di latero, le logge di extra. Quindi, dopo la formazione di una densificazione in ante, per quello che vi ho fatto vedere prima, per il funzionamento del meccanismo che vi ho fatto vedere prima a livello del braccio, per i fusi, per i golgi, per lo stiramento del setto, eccetera, eccetera, mi aspetterei molte più densificazioni in latero o in extra prima di arrivare a densificare una retro, proprio perché sono le logge interposte, proprio perché sono quelle a stretto contatto o a diretto contatto con la loggia di ante. Eppure, nella clinica, quello che insegniamo poi nei primi livelli e nella clinica di tutti i giorni, quando trattiamo il piano sagittale, magari le densificazioni si distribuiscono principalmente su ante e retro, mentre invece i cicci di extra, i cicci di intra, i cicci di latero, i cicci di medio sono quasi privi di densificazione. Potete trovare qualche contrattura, ma sicuramente non delle densificazioni tanto brutte quanto agonista e antagonista, per esempio in questo caso sul piano sagittale. Quindi, se il setto in realtà non riesce a spiegare direttamente la regola del setto, non può essere applicato ovunque, e noi comunque nella clinica troviamo una distribuzione delle densificazioni sempre su cicci antagonisti che stanno anche lontani, che si collocano lontani fra loro, ci deve essere un meccanismo alternativo, ci deve essere una spiegazione alternativa. L'altro meccanismo invece è quello che vi ho fatto vedere prima, e ne parleremo poi dopo, darò dopo la risposta. L'altro meccanismo non è quello del setto, quindi da come un ante medio stirando il setto può arrivare verso la retrolatero, ma questa spiegazione che ci eravamo dati, ovvero che da ante medio tramite la trazione della fascia aponeurotica una densificazione può andare da ante medio verso una retromedio, okay? Verso la vicina, quindi seguendo sostanzialmente la freccia rosa. Ora, a meno che le cose non siano cambiate e io non sono stato aggiornato sull'argomento, ma non credo, Luigi Stecco ha sempre collegato, che tra l'altro saluto, che è qui presente, l'ho visto prima, ha sempre collocato i cicci a livello epimisiale, quindi nella fascia che abbraccia proprio il ventre muscolare, la prima fascia che ha stretto contatto proprio con le fibre muscolari, mentre i CF li abbiamo sempre collocati su strutture di tipo aponeurotico, come ad esempio i retinacoli, come ad esempio i setti, come ad esempio il paratenonio attorno ai tendini, in zone più tendine, più fibrose, ok? Però c'è anche da dire che secondo Smulders o secondo
Ewing dal 37 al 40% delle fibre, guardate qua e guardate l'immagine di destra e di sinistra, delle fibre muscolari di ogni ventre in realtà non vanno direttamente a inserirsi sul tendine distale prossimale, ma si gettano direttamente sulla fascia aponeurotica che circonda il ventre. Questa è tutta fascia aponeurotica, non è un tendine. E l'ho rappresentata qua in verde, quindi il 37% delle fibre non va a finire direttamente sul tendine e poi a fare la leva articolare, ma va a trazionare la fascia aponeurotica di avvolgimento sopra e sotto, e così lo fa ovviamente anche il prossimo muscolo o quello precedente. E ciò che in realtà connette due muscoli non sono le catene miocinetiche o comunque l'unica cosa che strutturalmente, anatomicamente, salta oltre l'articolazione, connettendo in realtà fisicamente due CC, è fascia aponeurotica, sono strutture fatte come le espansioni miofasciali. Ed è stato ampiamente dimostrato anche da articoli e studi anatomici fatti da Carla e Antonio Stecco pubblicati. Quindi possiamo dire in realtà che la struttura che connette diversi CC sono le sequenze che si vanno a distribuire, che sono formate anche da queste espansioni miofasciali, che è sempre fascia aponeurotica. Le spirali sono fatte di fascia aponeurotica, come un enorme retinacolo. Le diagonali stanno sui setti, che in realtà sono sempre fascia aponeurotica. Quindi possiamo tranquillamente affermare che i CC in realtà sono collegati da fascia aponeurotica tanto quanto lo sono i CF. Allora, se affermiamo che è così facile pensare che un ante medio, tramite questi collegamenti di fascia aponeurotica, vada a creare una seconda densificazione sul retro medio, quindi che due CF in realtà vicini si possano influenzare grazie ai collegamenti, grazie alle espansioni di fascia aponeurotica. Perché siamo così restii? Perché rifiutiamo così tanto il concetto che in realtà una ante, tramite la fascia aponeurotica o di contorno, in realtà del tronco, possa andare a densificare una intra, una extra o una latero, prima di andare direttamente a densificare la lontana retro, che è l'antagonista. Se un antelatero può densificare una retrolatero, perché una ante non potrebbe densificare una intra o una extra ancora prima di densificare la retro? Però quello che troviamo ancora in clinica, tutti i giorni in nostri ambulatori, ciò che insegniamo durante i corsi, è quello di trattare CC antagonisti, perché comunque le densificazioni si vanno a distribuire, se si tratta di CC, principalmente anche a livello dei piani, quindi agonista e antagonista, lasciando magari totalmente intatte, totalmente integre, totalmente in salute, tutti quelli che sono i CC che si contrappongono tra agonista e antagonista. In questo caso, tra l'ante e la retro, c'è una latero, una extra e una intra. Quindi ancora ci deve essere un meccanismo alternativo, una spiegazione alternativa. E io penso che la spiegazione di tale meccanismo stia sia insita in qualcosa che Luigi Stecco ha sempre sostenuto, che è in realtà qualcosa che anche Andrew Taylor Steele, che è per esempio uno dei padri fondatori dell'osteopatia, ha dichiarato più di 100 anni fa. Ve lo traduco per chi non conosce l'inglese: When you deal with the fascia, you deal and you do business with the branch offices of the brain. Quindi, quando voi approcciate anche manualmente la fascia, fate affari e state approcciando anche l'ufficio periferico del cervello, del sistema nervoso centrale. E secondo la stessa legge, secondo le stesse regole, state trattando il cervello stesso. Quindi, perché non trattare fascia e sistema nervoso centrale con lo stesso grado di rispetto? Quello che Luigi in realtà ha sempre sostenuto, ovvero che il movimento in generale è sempre il prodotto e il frutto di una stretta cooperazione fra sistema nervoso centrale, periferico e ovviamente la fascia con i suoi muscoli. Quindi, anziché portarvi in realtà adesso ed ora in poi tanti case report di come io o chi comunque mi gravita attorno, i miei colleghi, i miei partner di insegnamento trattino i CF, quindi anziché discutere di quanto valide siano certe regole, proverò a portarvi de delle ragioni scientifiche per cui bisognerebbe agire con i CF in una certa maniera. E partirò con questo bell'articolo, piuttosto vecchio, in realtà 1986, quindi a circa 40 anni. Di Gorgopoulos, spero di pronunciarlo correttamente, il quale in realtà ha dimostrato che il cervello, durante la pianificazione del movimento, scusate il termine,
se ne frega altamente di ciò che fanno i muscoli, ovviamente vuole essere sempre informato di ciò che avviene a livello periferico, ma non pianifica in base a informazioni di tipo muscolare, eccitando piuttosto quello o l'altro ventre, ma l'unica cosa che gli interessa è la direzione finale del movimento, ovvero sa che la caviglia deve andare in flessione dorsale o in flessione plantare, in ante o in retro, e fa di tutto per generare quel movimento. Io penso che se chieda a chiunque di voi, a chiunque dei presenti, di contrarre il gastrocnemio mediale e quello soltanto, o di contrarre soltanto il gastrocnemio laterale e quello soltanto, penso che sia sotto gli occhi di tutti, sia sotto la luce del sole, che nessuno ne è capace. Cosa faremo? Se vogliamo andare in punta di piedi, contrarremo una parte del gastro laterale, una parte del gastro mediale, una parte del soleo, per muovere la caviglia, il talo, in una determinata direzione, in questo caso in retro. Però in scienza, in generale, se si tratta di anatomia, di fisiologia, di fisioterapia, di medicina, qualsiasi affermazione va comunque provata. E ci ha pensato appunto Gorgopoulos, che ha stimolato una singola popolazione di neuroni a livello corticale per vedere cosa produceva questa stimolazione a livello periferico. E il risultato, come ci si aspettava, non era la contrazione di un singolo ventre muscolare, per come li studiamo noi con inserzione e origine, ma era la contrazione di alcune unità motorie del gastrocnemio laterale, altre del gastrocnemio mediale, alcune unità motorie del soleo, che cooperavano al fine di generare il movimento in un'unica direzione dell'articolazione di riferimento, in questo caso la caviglia, quindi per camminare fondamentalmente in punta di piedi. Conclusione dello studio: il cervello non conosce i muscoli, per come li studiamo noi, ma pianifica il movimento seguendo delle informazioni, secondo delle leggi di tipo direzionale, quindi a lui importa soltanto della direzione. È stato infatti scritto in questo articolo, ve lo vado a tradurre qua sotto: quando l'attivazione dei neuroni viene rappresentata sotto forma di vettori direzionali, la risultante della somma dei vari vettori è sovrapponibile esattamente alla direzione del movimento. Tradotto in parole povere, la corteccia motoria funziona un pochettino come una bussola. Quando mettiamo che ci siano i neuroni, la popolazione di neuroni che sta nel nord, quando si attiva, quella popolazione di neuroni produce comunque un movimento che se ne va nella direzione del nord, ovvero in avanti. Quando si attivano i neuroni che stanno verso est, questi neuroni vanno a produrre un movimento che noi chiamiamo di latero o di abduzione, quindi muovono in una direzione laterale la determinata componente anatomica. Se vogliamo produrre un movimento che sta tra la ante e la latero, quindi un movimento che noi chiamiamo in antelatero o un movimento dell'arto in una direzione antero-laterale, si dovranno ovviamente attivare i neuroni che stanno a nord e che stanno a est contemporaneamente. La somma delle loro azioni genera un vettore, un'attivazione vettoriale, che è esattamente sovrapponibile alla direzione del movimento che si va a produrre in periferia. Ora, va da sé che si attivino comunque la popolazione di neuroni del nord, che si attivino quelli dell'est, quindi che si vada in anti, in latero, in antelatero, adesso un treno di segnali dovrà viaggiare giù verso la periferia, verso le unità motorie effettrici, effettori del movimento, comunque le unità motorie responsabili del movimento. Qual è la prima cosa da fare? Andare a stimolare ovviamente gli interruttori del muscolo. Chi sono? I fusi neuromuscolari. Qua lo vedete sulla destra, un fuso ancora incapsulato con la sua capsula, qua invece lo vedete sezionato. Quando aprite la capsula andate a vedere all'interno, queste sono le fibre intrafusali in rosso più scuro, fuori le canne di bambù, fuori dal fuso, sono le fibre extrafusali. Agli apici del fuso ci sono delle fibre comunque sempre stimolabili e sempre che hanno una proprietà contrattile, e vengono chiamate per convenzione le fibre polari, che stanno al polo nord e al polo sud. Ora, queste fibre sono molto importanti perché una volta eccitate dai nervi di tipo gamma non fanno altro che contrarsi a nord e a sud e vanno a stirare, come vedete dal video, vanno a elongare la parte centrale del fuso. Parlando un attimo della componente nervosa, della componente neurogena del fuso, abbiamo un nervo di tipo 1A che manda un impulso dalle fibre anulospirali, da questo serpentello che avvolge le fibre intrafusali, che va verso su, verso il sistema nervoso centrale, e invece il nervo di tipo alfa che poi innerva ed eccita, lo fa contrarre poi tutte le fibre che stanno fuori. Funziona in questa maniera: aumenta tutte le volte che si vuole
ottenere una contrazione muscolare, aumenta il tono di tipo gamma. Questo è il primo stimolo, guardate la freccia che sto seguendo, che se ne va giù e se ne va ai poli del fuso, facendo contrarre le fibre polari sopra e sotto il fuso. Queste non creano, non fanno altro che creare un allungamento, uno stretching delle fibre interne, quelle intrafusali, le quali allungandosi vanno a strizzare questa serpentina, questa sorta di terminazione anulospirale, che è come una piccola spirale avvolta tra queste fibre. Quando queste vengono compresse si genera, come vedete, un potenziale d'azione, un segnale nervoso che viaggia in senso afferente e arriva fino alle corna posteriori del midollo. Questo impulso da parte del fuso è come un importante feedback che dice: Houston, qua non ci sono problemi, vai pure avanti col resto del meccanismo che produrrà poi la contrazione vera e propria del muscolo. Quindi è come un ok, come un'approvazione da parte della periferia. Quando il sistema nervoso centrale percepisce che dalla periferia è tutto ok, lui ha sondato il terreno con il gamma, ha eccitato il fuso. Se il fuso risponde mandando questo segnale 1A, il midollo spinale, tramite un circuito riflesso, andrà a stimolare il nervo alfa, che poi va a generare la contrazione di tutte le fibre extrafusali. Le fibre extrafusali, contraendosi, riportano il fuso nella posizione iniziale e ovviamente non si andrà a eccitare un fuso per volta. Prendiamo per esempio antecubito, quindi la flessione del gomito, che in realtà è effettuata da fibre che stanno nel muscolo brachiale, nel muscolo bicipite brachiale e nel brachio radiale. Ovviamente ognuno di queste unità motorie, ognuna di queste fibre ha il proprio fuso. Io qui non ho il posto né comunque l'organizzazione per mettere tanti fusi, quindi ho messo un fuso, che è il numero uno, che mettiamo teoricamente vada a scatenare o a gestire la contrazione delle fibre del brachiale, il due che va a gestire la contrazione delle fibre del bicipite e il fuso numero tre, che va poi a generare la contrazione delle fibre presenti nel brachio radiale. E queste sono tutte le fibre che devono cooperare in maniera sincrona, che devono lavorare insieme per flettere il gomito e devono essere stimolate simultaneamente. Ora, ricordatevi che i fusi neuromuscolari stanno dentro, qual è il substrato che li contiene? Sono in realtà il perimisio e l'epimisio. Quindi se questo, spero che voi riusciate a vederlo, è in realtà la struttura muscolare interna in sezione, queste sono le diverse logge determinate proprio stabilite dal perimisio. Tutto attorno avete l'epimisio, dove ci sta appunto il centro di coordinazione, mentre queste invece sono tutte logge perimisiali. Ora ricordatevi che la capsula del fuso, che è questa caramella, si va ad appoggiare praticamente, scusate, al perimisio in questa maniera. Quindi in realtà quanto è adattabile, quanto è elastica la fascia fibrotica all'interno dello scheletro fibroso muscolare, che sono epimisio, perimisio, endomisio, quanto più è adattabile quella fascia, tanto più il fuso sarà capace di muoversi comunque nella sua parte polare, nelle sue parti centrali, perché questo deve fare il fuso. Quando viene stimolato dalle fibre di tipo gamma, diverse parti del fuso si muovono e lui riesce a fare il proprio lavoro. Quindi, se vogliamo in realtà simultaneamente contrarre unità motorie che stanno su diversi ventri muscolari e che fanno parte della stessa unità miofasciale di antecubito che andrà a flettere il gomito, la prima cosa da fare è stimolare i fusi simultaneamente, l'1, il 2, il 3, con uno stimolo di tipo gamma. Se il substrato che li contiene è abbastanza adattabile, loro muovendosi non fanno altro che generare una tensione che converge, fuso numero 1, 2, 3, questa tensione converge sul CC. Okay, a livello epimisiale. Il CC, se è abbastanza adattabile e non è densificato, gli andrà incontro, permetterà il loro movimento e grazie al loro movimento verrà strizzata la piccola spiralina che contengono all'interno e quando questa viene strizzata si genera un potenziale d'azione lungo il nervo di tipo 1A. Quindi ogni fuso manderà scusate, il suo impulso 1A indietro verso il midollo, che è come un'approvazione, è come un segnale che dice ok, tutto ok, vai pure avanti. Allora verrà ogni stimolo 1A, dal fuso numero 1, dal fuso numero 2, dal fuso numero 3, verrà poi susseguito in realtà come conseguenza da uno stimolo di tipo alfa che va poi alle diverse unità motorie responsabili di tutte le fibre, della contrazione delle fibre extrafusali. Quindi il fuso numero 1 genera un impulso 1A che produce la contrazione delle fibre del brachiale, il fuso numero 2 col suo 1A
va a gestire poi la contrazione delle fibre del bicipite, il fuso numero 3 col suo 1A va a causare la contrazione delle fibre del braccio radiale. Bene, ora, tornando all'esempio della bussola, credo che nessuno avrà da ridire. Se siamo un pochettino indietro, spero che ci sia ancora un pochettino di tempo. Nessuno avrà da ridire se vi dico che per ogni movimento in anterolateralità o in ante o in latero, qualsiasi direzione, tutte le strutture che muovono o portano l'arto o la componente anatomica nella direzione opposta devono essere subito inibite. E quindi ci si chiede quale sia la struttura responsabile, il sistema nervoso centrale, il sistema nervoso periferico, le fasce, i muscoli, chi è che è responsabile dell'inibizione di tutte le strutture che si oppongono al movimento che si vuole realizzare e svolgere? Allora, intanto ci si chiede se esistono delle connessioni neurali anche a livello corticale, a livello del cervello, fra muscoli agonisti e antagonisti. Quindi se questo rapporto di agonismo e antagonismo sia rappresentato anche a livello corticale. E la risposta la si prende anche in natura, dai gatti, per esempio, in cui questo studio proprio lo indica che questi collegamenti neurali esistono anche proprio a livello corticale. Quindi, riportandolo anche su un esempio umano, è stato pubblicato su Science. Ciò che riguarda Griffin nel 2020, anche piuttosto recente come studio, ciò che è il meccanismo o il fenomeno di Hushmid. Il fenomeno di Hushmid è quel meccanismo preciso per cui, tradotto, ve lo faccio qua, movimenti rapidi e accurati di una singola articolazione sono prodotti da uno schema stereotipato, quindi da un pattern, che include una diminuzione di qualsiasi attività preesistente nei muscoli antagonisti. Questo si chiama il fenomeno di Hushmid, ovvero prima ancora che i muscoli effettori del movimento, quindi i muscoli agonisti, si contraggono, esiste uno stimolo che va a inibire completamente gli antagonisti. E questo precede, questa sorta di soppressione, questa sorta di inibizione precede la contrazione degli agonisti anche di 50 millisecondi, che non è poco. Okay? Quindi questa soppressione che precede il movimento di 50 millisecondi è necessaria perché? Per evitare che il muscolo antagonista si opponga con la sua azione al movimento generato dal muscolo agonista. C'è un consenso generale, e ve lo indico qui, esiste un consenso generale sul fatto che il fenomeno di Hushmid sia generato a livello centrale. Quindi sicuramente poi andrà a cooperare con un sistema che lavora anche a livello periferico, però già a livello centrale esiste questa sorta di inibizione. E questa conclusione, il fatto che il fenomeno di Hushmid sia generato a livello centrale, si basa su due osservazioni molto semplici, ovvero che l'antagonista, questa inibizione dell'antagonista o l'antagonista viene inibito troppo precocemente per essere generato da un feedback periferico. Quindi è impossibile che la periferia vada a inibire inizialmente l'antagonista ancora prima che lo faccia il sistema nervoso centrale perché l'inibizione avviene troppo velocemente. E seconda cosa, questo fenomeno è presente anche in soggetti che soffrono di neuropatie che aboliscono il feedback periferico. E questo fenomeno in realtà viene molto compromesso anche in patologie che coinvolgono bradicinesia, come ad esempio il Parkinson, come ad esempio le cerebral palsy, che sono le paralisi cerebrali, oppure magari le malattie di Huntington. Ora, però, questo meccanismo di inibizione centrale ovviamente si deve interfacciare, noi non possiamo agirci su questo, facciamo fatica ad agirci manualmente su questo meccanismo, troppo profondo e troppo intrinseco, troppo radicato, però possiamo andare ad agire invece su quelle che sono le strutture inibitorie dell'antagonista periferiche. Torniamo un attimo allo schema precedente. Allora, avete qua l'unità miofasciale di antecubito, quindi brachiale, bicipite e brachio radiale, con i suoi fusi, che qui si chiamano spindle, spindle significa fuso in inglese, i quali sono ovviamente circondati dal perimisio e la loro trazione converge a livello fasciale sul CC. Abbiamo qua il gamma numero 1 che stimola i fusi e poi ovviamente lo stimolo 1A che ritorna indietro in maniera afferente in blu, okay, dai fusi direttamente. Poi sotto vi ho messo anche l'unità miofasciale antagonista che si oppone ad antecubito e la diretta interessata è la retro di cubito, principalmente formata dalle fibre monobiarticolari del tricipite. Ora, quando lo stimolo gamma, noi vogliamo flettere il gomito, quindi ci serve che la retro di cubito debba essere inibita, deve essere attivate tutte le unità motorie dell'ante e inibite quelle della retro. Come funziona? Funziona in questa maniera. Attraverso comunque un esserino che
a cui non diamo mai troppa importanza. Si chiamano interneuroni e vi spiego bene come funziona. Allora, quando il gamma va a stimolare i tre differenti fusi neuromuscolari, questi cosa fanno? Questi in realtà si muovono, producono una tensione che va a convergere sul centro di coordinazione. Se il centro di coordinazione con tutto il perivisio permette il movimento dei fusi neuromuscolari, questi riescono a intrappolare la loro fibra annulo spirale, la quale poi corrisponde alla generazione, alla genesi di un impulso 1A che torna indietro. Questo stimolo che arriva dai tre fusi, 1, 2 e 3, quindi sono tre fusi, tre stimoli che vengono indietro, quando arrivano a livello delle corna posteriori in questa zona, fanno due tipi di sinapsi, quindi usano due interneuroni. Allora, il primo si va a collegare con un alfa motoneurone che eccita le diverse fibre, le diverse unità motorie. Quindi il fuso numero 1 genera un impulso 1A che andrà a generare la contrazione delle fibre del brachiale. Il fuso numero 2 genera un impulso 1A che genera poi la contrazione del bicipite. Il fuso numero 3 genera un impulso 1A che risulta poi come conseguenza nella contrazione del brachio radiale. Ma gli stimoli 1A che arrivano dai fusi, qui, qui e qui, qua a livello delle corna posteriori, poi fanno anche un'altra sinapsi con un altro interneurone ed è un interneurone di tipo inibitorio che va a inibire, ovviamente il primo fuso va a inibire le fibre del capo laterale, il secondo fuso genera un impulso 1A che va a inibire le fibre del capo lungo del tricipite e il fuso numero 3 va a inibire il capo mediale del tricipite. In questa maniera, in realtà, tramite questo interneurone inibitorio, uno attiva e l'altro invece va direttamente sul tricipite e spegne le fibre del tricipite. Ok? In questa maniera ve lo faccio rivedere un attimo e si spengono, guardate qua, le fibre del tricipite. Cosa succede dopo la formazione di una densificazione? Mettiamo che il CC di antecubito sia densificato. Quindi sia poco adattabile, poco disponibile, magari verso i movimenti del primo fuso, il quale una volta stimolato dal gamma prova a muoversi, ma è così cementato, così incollato a livello del perivisio dopo la densificazione del CC, che non riesce a muoversi e non riesce, non muovendosi, a produrre nessun stimolo di tipo 1A. Quindi dal fuso numero 1 non arriverà nessuno stimolo. Quindi Houston, abbiamo un problema adesso, non va tutto bene, ma in realtà, quando gli viene chiesto di mandare indietro uno stimolo di tipo 1A, lui non lo fa. Quello è come un interruttore rotto. E quindi, di conseguenza, cosa succede? Che se l'1A dal fuso numero 1 non arriva, cosa succede? Che si contrarranno soltanto le fibre del bicipite e del brachio radiale, mentre invece quelle del brachiale rimarranno spente, o parte di esse, ovviamente. Adesso io avevo solo un fuso disponibile, ok? Però questo 1A che viene a mancare dal fuso che è incollato adesso, grazie al CC, a un perinisio troppo, troppo denso, cosa fa? Di sicuro non va a far contrarre le sue fibre, ma va anche a causare proprio una mancata inibizione delle fibre dell'antagonista. Quindi gli altri due fusi, che sono il numero 2 e il numero 3, le loro fibre antagoniste le vanno a inibire, mentre invece resta attiva anche parte dell'arretrocubito e flessione dopo flessione, questa mancanza di coordinazione fra agonista e antagonista, movimento dopo movimento, genererà sicuramente anche una densificazione a livello del CC antagonista, perché se questa unità fasciale lavora male, 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 dopo un po' si densifica anche il suo centro di coordinazione. Ecco perché in realtà si densifica direttamente l'antagonista nonostante non siano a stretto contatto le due logge, non ci sia un setto che le divida. Tramite questo meccanismo che si chiama poi inibizione reciproca, poi governato anche dagli interneuroni, viene interessata direttamente, o potrebbe essere interessata direttamente, l'unità miofasciale antagonista e non quelle che si interpongono anatomicamente fra l'ante e l'aretro. Quindi, in questo senso, l'ante, per esempio, di talo, può generare dopo una densificazione, può generare una densificazione sull'aretro di talo, lasciando completamente integre o disinteressate magari la latero o la extra che si interponevano. Di solito l'inibizione reciproca è
un meccanismo che si studia a livello monolaterale o unilaterale, perché comunque gli interneuroni non fanno il crossing, quindi non attraversano il midollo spinale, quindi non vanno dall'altra parte. E allora come ci si spiega nel tronco invece l'antagonismo fra una lateralombi di destra e una lateralombi di sinistra? In realtà, invece, scusate e vado oltre, datemi solo un secondo che torno alla slide precedente. Eccoci qua. È stato studiato nel topo con movimenti di tipo ritmico e non ritmico, quindi movimenti in realtà più statici e più dinamici. Per esempio, una volta ribaltato in posizione supina il topo, lui deve utilizzare comunque una coordinazione fra l'arto che spinge, che è quello controlaterale qua di sinistra, e la gamba di destra, l'arto posteriore di destra, per tornare in posizione ovviamente prona e naturale. Oppure è stato anche in realtà valutato quando un topolino, visto da dietro come in questa immagine, viene messo su una tavoletta stabilometrica che è in grado poi di generare un tilt, di tiltare a destra e sinistra. Vedete il topolino? Quando la tavoletta stabilometrica viene inclinata in questa maniera verso sinistra, lui per forza di cose, per andargli dietro e non cadere, estende l'arto di sinistra e deve flettere per forza di cose l'arto di destra. Ora, se il topolino vuole tornare in posizione neutrale, cosa deve fare? Coordinare agonisti e antagonisti di entrambi i lati, quindi deve inibire l'estensione dalla parte di sinistra e attivare l'estensione della gamba di destra per far ritornare l'altalena o comunque la tavoletta stabilometrica in posizione iniziale. Questa azione, questa sorta di perfetta coordinazione fra la muscolatura estensoria e flessoria della parte di destra e di sinistra viene gestita anche attraverso questi neuroni o questi interneuroni V0. Vedete le due parti del midollo spinale? Vedete questi neuroni che attraversano la linea mediale e mediana e si gettano direttamente sul lato opposto? Vengono chiamati V0D e V0C. E grazie a questi neuroni, in realtà, il topolino riesce a inibire l'estensione di sinistra e attivare l'estensione di destra. L'ablazione di questi neuroni, quindi in realtà la bruciatura di questi neuroni, va a creare comunque una mancata abilità del topolino di correggere la propria postura sulla tavoletta stabilometrica. Vedete qui, questa infatti la loro ablazione risulta in una diminuita efficacia della correzione posturale, quindi degli aggiustamenti posturali. Ecco il motivo per cui una latero di lombi può andare a generare tramite l'azione di questi interneuroni una densificazione sull'antagonista, quindi dall'altra parte, quindi da una latero lombi a una latero lombi controlaterale, proprio come insegniamo durante i corsi, lasciando completamente intatte tutte le strutture interposte fra i due quadrati dei lombi, che sono magari l'eretro sui paravertebrali, l'eretrolatero sul rafe, l'eretro medio, eccetera, eccetera. Quindi come troviamo tante volte in clinica, l'eretro sono libere da densificazioni, così come l'eretrolatero, mentre le latere invece sono entrambe densificate, magari non a livello di lombi, potrebbe essere una latero di lombi contro una latero di pelvi. Concludendo, in realtà il CF controlla l'azione di due o tre unità miofasciali, quindi non è che è solo una struttura tendinea perché si va a collocare su strutture fibrose o aponeurotiche. In realtà il CF è ancora più potente del CC perché coordina le unità motorie presenti su diverse unità miofasciali, quindi se vogliamo è ancora una struttura ancora più muscolare del CC. La relazione tra gli organi tendini del Golgi e il setto intermuscolare, purtroppo, così com'è, come nel braccio, non spiega totalmente il meccanismo di gestione delle unità miofasciali antagoniste. E l'azione dell'organo tendine del Golgi è ovviamente complementare alla funzione inibitoria di origine centrale, quello che si diceva prima degli interneuroni del fenomeno di Hushmidt, specialmente durante i passaggi progressivi da una direzione motoria all'altra. Gli interneuroni infatti danno valenza all'ipotesi secondo la quale fascia e sistema nervoso centrale cooperano per coordinare qualsiasi tipo di movimento, quindi è la perfetta relazione fra il sistema nervoso centrale e le fasce, perché le fasce comunque vanno a stimolare sempre Golgi e i fusi. E sia i CC che i CF generano compensi sui propri antagonisti prima di interessare altre sequenze, piani, diagonali o spirali, proprio per questo motivo. Quindi, quello che si era detto in realtà nel 2021, ci si era lasciati dicendo che si deve andare a investigare la presenza di densificazioni sulle diagonali
antagonista soltanto se c'è irradiazione, se il sintomo peggiora, oppure se c'è questa sorta di... sì, comunque c'è un'irradiazione verso le linee antagoniste. Invece, proprio per questi motivi, ci si dovrebbe, secondo me, comportare come si fa con i CC, nel senso che comunque un'occhiata al CC e al CF antagonista gliela si dà, e se si trova una bella densificazione la si tratta senza problemi, ricordandosi che nella maggior parte dei disordini biomeccanici a livello fasciale sono causati da una mancata coordinazione tra unità miofasciali agoniste e antagoniste. Come farlo? Che cosa significa antagonista? Che cosa significa in realtà una unità miofasciale antagonista o un muscolo antagonista? Secondo Wikipedia, o secondo comunque il dizionario medico, significa una unità motoria, un muscolo che genera un'azione opposta, ovvero che genera un movimento in una direzione opposta a quella dell'agonista, che genera una leva sull'articolazione che si oppone a quella dell'agonista. Se andiamo a guardare infatti gli antagonisti, ad esempio a livello dei CF, visto che di questi parliamo, guardate le frecce, ad esempio talo, carpo, dita, omero, okay? Negli arti, quindi nei limbs, la direzione anterolaterale, guardate la freccia rosa, la direzione opposta è quella retromediale, così come freccia blu, l'antemedio è antagonista della retrolatero. Nel tronco, proprio perché le antemedio e le antelatero si collocano nel quadrante anteriore e di sinistra e generano un movimento del tronco giù verso l'avanti e la sinistra, si oppongono le antelatero e le antemedio di questo lato, ovvero del lato di destra, si oppongono alle retromedie e le retrolatero del lato opposto, così come le antemedie e l'antelatero in blu del lato, in questo caso di destra, si oppongono alle retrolatero e alle retromedie di sinistra. Non sono antagonisti in realtà questi punti, non è che sono antagonisti solo perché uno sta davanti e uno sta dietro e si cerca di fare un bilanciamento antero-posteriore o latero-laterale, come si fa poi magari anche nel viscerale, quello sono altri discorsi, però a livello biomeccanico antemedio è antagonista di retrolatero, non di retromedio. Vedete che sono due frecce ben diverse, di colori diversi, che non vanno in direzioni opposte, ma semplicemente in direzioni diverse. Così come una medio e una retro. Non è che perché in realtà la medio sta davanti e la retro sta dietro che sono antagoniste. La medio porta in una direzione l'arto, la retro la porta in una direzione diversa. E se si vuole bilanciare una medio, si tratta la latero. Se si vuole bilanciare una retro, si tratta la ante. Così come se si vuole bilanciare un ante medio, si tratta la retrolatero. Se si vuole bilanciare un antelatero, si tratta la retromedio. Vero è che questa è teoria. È vero è che questo è il comportamento o i meccanismi che, di relazione, mettiamola così, fra fascia e sistema nervoso volontario, ma la fascia in realtà interagisce anche col sistema nervoso autonomo, metasimpatico, parasimpatico, ortosimpatico, tutto quello che in realtà andrete a imparare o che avete già imparato nel terzo livello. Quindi, siccome non interagisce soltanto col sistema nervoso volontario, ma anche con quello involontario, le combinazioni che questo può generare quando si interfaccia con la fascia, con i vari gangli, con i vari plessi, eccetera, eccetera, sono sicuramente diverse. Il concetto di tensostruttura, le combinazioni di punti, le associazioni di punti che troverete poi quando tratterete un disturbo di tipo internistico o viscerale, con i sistemi, con gli apparati, con le catenarie, con le tensostrutture, vi porteranno anche a trovare delle associazioni diverse da quelle che vi ho appena fatto vedere, vi troverete a bilanciare in una maniera completamente diversa, ma questo secondo me dovrebbe partire direttamente in fase di diagnosi, quando voi vi orientate più verso un approccio di tipo internistico rispetto a un approccio di tipo più muscolare e decidete a quale componente, se entrambe sono presenti, se più quella biomeccanica viscerale o biomeccanica puramente muscolo-scheletrica, a quale diate ovviamente la priorità. Quindi una cosa è la teoria, quella che vi ho appena dimostrato, l'altra è la pratica, e bisogna sempre ovviamente adattarsi a quello che presenta il paziente e quindi adattarsi a quello che presenta il corpo del paziente. Dobbiamo essere sempre adattabili. Ancora vi ricordo che tutte queste informazioni di più le troverete al corso di primo e secondo livello che si terrà nel 2025, scusate l'anno, dopo le correggo, è una slide che ho copiato e incollato cambiando semplicemente i giorni, sbadatamente e maldestramente non ho
posizionato il 5 al posto del 3. 24-26 gennaio, 14-16 febbraio, 14-16 marzo, 04-06 aprile. E vi aspetto numerosi al corso e se ci sono domande ho piacere di rispondervi molto volentieri. Grazie mille.